Salve, buongiorno a tutti. E quest'oggi volevamo presentarvi una delibera che abbiamo approvato in giunta, una proposta di delibera di giunta la scorsa settimana, quindi giovedì scorso, riguardante il nuovo regolamento dei bus turistici. È un regolamento molto nuovo e che introduce delle regole decisamente diverse rispetto al passato. L'obiettivo quindi qual è? È sempre quello di poter migliorare la qualità ambientale del centro storico, quindi migliorare cioè la sostenibilità e la respirabilità dell'atmosfera, dell'aria in centro, ma anche dall'altro lato proteggere il nostro patrimonio storico e archeologico. Sono due obiettivi molto 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 importanti e ogni giorno infatti vediamo in centro percorrere le strade da grandi torpedoni che evidentemente creano degli impatti sulla città, impatti che sono relativi al consumo di suolo, all'occupazione delle carreggiate e quindi alla creazione di congestione e nonché evidentemente anche l'inquinamento. E d'altra parte sappiamo anche che questo tipo di passaggi crea degli impatti anche in termini di conservazione del nostro patrimonio archeologico e storico. Proprio per questo motivo abbiamo fissato l'esigenza di intervenire in una direzione diversa rispetto al passato, che si inserisce perfettamente in quella che è la nostra idea di mobilità sostenibile. Una mobilità sostenibile che deve vedere il rilancio del trasporto pubblico locale, il rilancio di mezzi di spostamento diversi rispetto all'auto privata e una graduale protezione del centro storico. In più occasioni infatti abbiamo detto che il centro storico vogliamo che progressivamente sia liberato dalle autovetture private, ma anche da tutti i mezzi pesanti che insistono dunque sul territorio. Questo nell'ottica di creare una nostra area C, che sarà un'area progressivamente che dovrà essere caratterizzata dal transito di vetture a bassissimo o a nullo impatto ambientale, parlo in particolar modo dell'elettrico, o comunque che deve essere caratterizzato da un trasporto pubblico locale come prima scelta di spostamento. Proprio per questo questo regolamento, ripeto, che è stato approvato per il momento con una decisione di giunta e che poi passerà all'Assemblea per l'analisi di dettaglio, per l'approvazione quindi definitiva, prevede innanzitutto una riorganizzazione delle fasce della città. In particolar modo abbiamo istituito tre nuove ZTL dedicate ai bus, le ZTL A, B e C, dove la parte C corrisponde grosso modo alla ZTL attuale centro storico, mentre la zona B comprende i confini che vanno dalla ZTL VAM dei veicoli a motori fino alla ZTL centro storico, e poi abbiamo la zona più ampia, la A, che è quella che appunto va dai confini della ZTL VAM fino al grande raccordo anulare. Qual è il criterio che abbiamo seguito quindi? Innanzitutto i principali interventi su cui si regge questo regolamento sono due. In primis il divieto d'accesso nella parte più centrale della città per i motivi di cui vi ho detto dei bus turistici, cioè noi stiamo dicendo quindi in sostanza che nel centro storico della città vogliamo un abbattimento totale dei passaggi di questi torpedoni. E abbiamo poi inserito anche delle eccezioni rispetto a questo divieto, ovvero possono entrare nella parte più centrale della città soltanto i bus che portano in visita scolaresche della scuola primaria e dei transfer, quindi passaggi al massimo di un'ora, per portare comitive di turisti in alberghi con aventi un numero di camere maggiore di 40. E per il resto non abbiamo eccezioni, quindi questo è il primo importantissimo intervento che prevede questo regolamento. E il secondo driver su cui si regge questo regolamento è anche l'eliminazione dell'abbonamento annuale. Voi sapete che il precedente regolamento del 2014 prevedeva che per 1.300 aziende fosse attribuito un abbonamento annuale che era circa pari a 2.000 euro. Questo evidentemente creava degli squilibri rispetto alla situazione concorrenziale, perché da un lato avevamo dei permessi giornalieri dal costo medio di circa 200 euro e dall'altro avevamo invece una modalità di acquisto che erano appunto gli abbonamenti annuali che davano un vantaggio competitivo molto rilevante a chi otteneva questi 1.300 permessi a un prezzo così basso. Considerate che 2.000 euro l'anno significava che chi era in possesso di questo abbonamento poteva accedere in città pagando di fatto 6 euro al giorno, quindi capirete quanto questo elemento creava una discrepanza.
Quindi in sostanza cosa diciamo? Noi eliminiamo questo abbonamento annuale e introduciamo dei carnet. Quindi cosa significa in sostanza? Significa che i soggetti che pensano, immaginano, le aziende che immaginano di transitare più di una volta in città potranno acquistare dei pacchetti di ticket di entrata, dei pacchetti che sono da 50, da 100, da 200 o da 300 ingressi. Ecco, questo tutto, ripeto, nell'ottica di poter creare un clima nuovo in città, una situazione di gestione dei passaggi di questi bus che sia quanto più funzionale possibile a quelle che sono le esigenze della città. Questo regolamento nasce evidentemente non perché questa amministrazione come dire, abbia delle posizioni preconcette nei confronti degli operatori delle aziende che guidano pullman turistici, ma nasce proprio anche da una richiesta che la cittadinanza ci ha fatto, una richiesta che vede fortemente la città volere una nuova configurazione del centro storico, un nuovo centro storico in cui ci siano basse emissioni ambientali, in cui ci sia anche una vivibilità in termini di percorrenza delle strade. È chiaro che di fronte a questa chiusura poi del centro storico ai bus turistici abbiamo immaginato anche dei nuovi posteggi limitrofi alla ZAT, in modo tale comunque da agevolare l'afflusso e il deflusso di turisti in città. Insomma, c'è un complesso di norme e di nuove regole che andranno a disciplinare quindi e a ordinare il passaggio di questi bus turistici in città. Altri elementi importanti è che abbiamo deciso di eliminare gli stari di sosta attualmente vigenti nella ZTL centro storico per i bus turistici, quindi parlo in particolar modo del parcheggio del traforo che sarà poi dislocato in altre aree della città, in particolar modo nella zona di via Ludovisi e a Piazza della Repubblica. E poi abbiamo anche deciso di eliminare gli stalli di sosta a via di San Gregorio, questo ricollocando quelle aree di sosta nella zona di Termini di Caracalla, questo in che modo? Aumentando evidentemente anche il numero di stalli presenti in quella zona. Insomma, il pacchetto è un pacchetto molto importante che prevedrà degli interventi che avranno un impatto sicuramente notevole sulla circolazione e sulla vivibilità del centro storico. Il nostro obiettivo è quindi rilanciare progressivamente la sostenibilità nell'area più centrale della città, proteggere il nostro patrimonio e quindi dare una nuova, come dire, figura, un nuovo perimetro alla nostra città. Grazie.